salutarti. Ti parlo di 6 anni fa, e quindi c'era già grande ammirazione, perché secondo me con il tuo SST, magari ci spiegherai bene nel dettaglio anche a chi ascolta che cosa, di cosa si tratta, perché è anche molto più complesso di quel che sembra. Hai portato una bella ventata di novità, nel senso che hai portato il concetto che se continuiamo a lavorare in una direzione, quindi l'atleta che continua a lavorare sul carico, sull'intensità, sempre di là, c'è un certo punto in cui raggiunge uno stallo, perché è saturo su un determinato, una determinata variabile, un determinato qualcosa. E una cosa che hai detto che mi è veramente piaciuta molto, che ha acceso un po' di lampadine, è il carico per un atleta inizia a diventare una maledizione, perché è un qualcosa che poi hai difficoltà a superare, è un qualcosa che poi ti si ritorce contro, perché per mantenere un qualsiasi stimolo, se continui a lavorare sul carico, devi caricare tanto, è un qualcosa che comunque a un atleta porta a un aumento del rischio infortuni, eccetera. E quindi da là hai portato il concetto della densità, cioè se abbiamo un carico importante, shiftiamo sulla densità. Quindi sì, se vuoi parlare in generale, io non ti presento Patrick perché tanto ti conoscono tutti e mi chiedono da un sacco il tuo, un tuo intervento, quindi mi sembra un po' riduttivo presentarti, per cui partirei proprio col discorso dell'SST. Allora, come puoi immaginare o come bene sai, parlare di efficienza in allenamento non è cosa semplice, perché comunque devi fare un po' un'escursione prima di arrivare a spiegare esattamente il cosa e il come. Uno deve anche capire il perché si arriva a un certo punto a voler, come dire, dare struttura, dare un nome, dare un senso a una tecnica di allenamento. Perché all'inizio, quando lo feci, stiamo parlando di più di 10 anni fa, era tutto marketing, sai, ed era la cosa più lontana dal mio pensiero, era cercare che poi, al di là dei seminari che ho fatto, non ci ho mai guadagnato un centesimo. E ho avuto proposte da libri a video, cassette. Me ne hanno proposte di tutti i colori. E proprio per questa ragione non l'ho mai fatto, perché non ho voluto che diventasse qualche cosa di marketing, qualche cosa che, sai, uno sa che è là, però la prova, la butta, e sai, come il sacchetto della spesa. Per cui ho detto, voglio che con il tempo chi realmente si occupa di allenamento, chi veramente interessato, lo scopre, ci casca sopra prima o poi. E lo sviluppa. E così è stato. Io vedo ancora oggi ragazzi e altri trainer in tutto il mondo che mi contattano, mi chiedono: ma mi puoi spiegare un po' più in dettaglio, o comunque hanno delle domande specifiche. Per cui l'SST, io ho detto 10 anni fa, o più di 10 anni fa, 12 anni fa, ho detto che in una decina d'anni qualsiasi bodybuilder sulla faccia della terra saprà che esiste. Quello è il primo passo. Dopo, dal sapere che esiste a riuscire a capirne il concetto è una storia un po' più lunga, però al sapere che esiste. E infatti così, così adesso è stato. Però, scusa se mi sono dilungato un po', era No, solo figurati. per far capire. È chiaro che bisogna in primis differenziare dalla maturità di ogni atleta, cioè dall'esperienza che ogni atleta ha, perché quello che è importante per un principiante che si avvicina al bodybuilding e quello che è importante per un professionista che magari sono anni che partecipa, che gareggia ad alto livello, sono due cose completamente diverse. E Assolutamente. dico, e metto e sottolineo completamente, perché è chiaro che parlare di troppa differenziazione o delle specifiche tecniche o metodologie per un atleta principiante non si può e non si deve fare. Però man mano che un atleta evolve, man mano che un atleta aumenta la sua performance in allenamento, aumenta di massa muscolare, comincia ad aver esaurito, se vogliamo chiamarlo così, le idee, le capacità di stimolo in un allenamento, capisci che arrivi a un punto dove non puoi più migliorare quello che ti ha fatto diventare quello che sei fino a quel momento. E
e la variabile principale è il carico, cioè non possiamo diventare più forti in eterno. Raggiungiamo un certo momento della nostra carriera e ahimè succede abbastanza in fretta. Normalmente io vedo che qualcuno che è molto disciplinato e si dedica proprio al 100% a questa disciplina, dopo 4, 5, anche meno anni, arriva a un punto dove l'aumento strettamente della forza meccanica tensionale è impercettibile, cioè sono piccoli aumenti che non si tramutano direttamente in uno stimolo abbastanza grande da creare poi un adattamento, nuova sintesi, anche se non parliamo di sintesi, anche il ruolo che ha sulla struttura del muscolo, la densità, perché noi molte volte ci soffermiamo tanto sulla nuova sintesi, nuova costruzione, ma ci sono anche altri cambiamenti all'interno di un muscolo, proprio a livello strutturale, che ne modificano l'aspetto, anche se non magari il peso, però a livello proprio visivo cambia. Però, tornando al discorso, il carico, che è il fattore principale per la quale noi cominciamo ad avere risultati all'inizio, cioè l'aumento progressivo di questo carico, diventa, come hai detto giustamente tu, un fattore limitante, perché questo non riusciamo più ad utilizzarlo, non riusciamo più a aumentarlo principalmente, dunque non abbiamo più un adattamento, non abbiamo più crescita dal carico. Allora capiamo che ci devono essere, e lo sappiamo che ci sono, altri fattori che diventano importanti all'interno di un allenamento proprio per creare questi nuovi stimoli, per creare nuovi adattamenti. E questi sono poi più, vanno in una direzione di uno stimolo più, chiamiamolo, metabolico. Io 12 anni fa l'ho chiamato sarcoplasmatico, però il sarcoplasma era riferito come posso dire, non era una definizione tecnica su quello che succedeva, ma era come riferimento a quello spazio, a quella ipertrofia che realmente un bodybuilder avanzato ha, a differenza di quando cominci. Certo. Prima in ipertrofia principalmente miofibrillare, certo accompagnata anche da un mutamento del reticolo sarcoplasmatico, ma più questa ipertrofia miofibrillare diventa grande e limitata, più l'aspetto del sarcoplasma diventa importante. Poi sono altri chiaramente i fattori, però era proprio, guarda, ripensandoci non so neanche io, avrei potuto usare un altro termine. Altri termini, però anche usare per esempio metabolico è sbagliato, perché anche metabolico vuol dire tantissime cose. Quanto metabolico è aerobico? Cioè, non ci sono frontiere ben definite, per quello che mi sembrava che io ho fatto la differenziazione fra miofibrilla e sarcoplasma, tutto lì, per cui sono andato a sarcoplasma. È chiaro che non c'è una senza l'altra, sono interconnessi chiaramente, e migliora una, migliora l'altra. Comunque, la forza, come abbiamo detto, diventa difficile da aumentare, o gli aumenti che abbiamo non sono più in termini di performance sulla singola serie, sulla singola ripetizione, ma aumento di performance sull'arco dell'allenamento. Per esempio, riesco a fare più tonnellaggio con gli stessi esercizi e gli stessi carichi, comunque faccio più ripetizioni. Anche quello è un aumento, per esempio. Però sono lì che poi a un certo punto noi abbiamo miglioramenti, non più sul one rep max, esatto, o sulla set max. Per cui un atleta anche senza riflettere, cioè lo fa di intuito, a un certo punto comincia a incorporare più lavoro per ovviare o per comunque compensare al fatto che non riesce più a diventare forte, perché se tu continui per un anno intero a fare i tuoi 250 kg di squat, 6 ripetizioni,
ogni cavolo di allenamento, certo, alla fine dell'anno, probabilmente non hai costruito altrettanto quanto se non se avessi anche incorporato altri stimoli o comunque aumentato il tempo di tensione e del volume dell'allenamento. Per cui aumentiamo anche la performance perché aumentiamo quello che riusciamo a fare con la stessa setup dell'allenamento. Ma anche quello è limitato, perché anche lì a un certo punto io le mie riserve energetiche sono limitate, per certo, cui quando non riesco più a aumentare la forza nella singola serie, singola ripetizione, aumento però la mia performance su tutto l'arco dell'allenamento, dunque la mia ultima esercizio, le ultime serie sono più performanti che non 3 mesi fa, 6 mesi fa, quello è una, anche quello è poi limitato, anche lì arriviamo a un punto dove di più non riesco a fare. Certo. Che non è che posso anche lì mangiare di più, inserire più calorie per compensare, perché purtroppo le capacità di stoccaggio sono anche quelle limitate, sono molto spesso proporzionate al volume del muscolo, poi chiaramente sarà la sensibilità insulinica, la capacità di assorbimento, quant'altro. Però anche lì di nuovo abbiamo un limite. E quando tu parli di atleti avanzati, parli di atleti che hanno tutti raggiunto questo limite. Cioè, sono tutti. Quando ti trovi qualcuno che pesa 120 kg in gara, che sono magari anni che fa il professionista, e ti dice cosa devo fare in allenamento? E tu capisci, quanto fai di squat? 340 kg. Quanto fai di panca inclinata? 260 kg. Capisci che ti trovi un pochino, non è che gli dici, beh, facciamo un periodo di forza, no? Esatto. Forza che? Cioè, era la situazione che ti sei trovato con James, immagino. Già molto prima. Ma anche, quante calorie mangi? 6.500 calorie. Dunque, sei forte come un toro, mangi certo come un bue, e io cosa devo fare? Capito? Esatto. Utilizzi quello che utilizzi, perché anche poi a livello di performance enhancing drugs, anche lì hai raggiunto il limite, esatto, però mi dici che vuoi migliorare. Allora lì, e lì entra in gioco l'essere razionale e il capire i meccanismi che possono indurre un nuovo stimolo. Ed è lì che entra in gioco l'SST, che, per fare una parentesi, non è una metodologia o un sistema fisso dove io ti posso dare un volume allenante, una sequenza allenante, non posso. Esatto. Cioè, chiaramente dove tu arrivi con le tue capacità, dove in quel momento che ti trovi, quando dici no, io devo migliorare qualche aspetto del mio allenamento, devo immettere nuovi stimoli, che poi attenzione anche qua, ora non voglio complicare le cose, però non è perché uno stimolo è nuovo che poi si tramuta in crescita. Esatto. Dobbiamo fare attenzione, perché o perché, sai, molte volte vedo trainer, atleti fare di quelle serie assurde e poi vomitare di fianco alla pressa. Cioè, quello, no, quello vuol dire solo che sei stato, scusate il termine, un coglione, perché se devi arrivare fino a quel punto i casi sono due. O non eri pronto, perché a livello cardiovascolare non sei all'altezza, per cui il vomito lo induci perché non sei allenato bene, e due, fai troppo. Cioè, in entrambi i casi quella situazione non deve succedere. Ora può succedere magari perché vuoi arrivare a un certo punto, ma anche in quel caso, cioè, devi fare in modo che il tuo organismo possa anche poi recuperare, accettare e supportare quello che tu fai. Non è perché vomiti o ti gira la testa e svieni che vuol dire che hai fatto qualcosa in modo difficile. Però, parentesi a parte, nuovo non significa aggiuntivo, non è perché faccio una macchina, un movimento nuovo, perché inserisco una serie con un tempo di tensione più lungo, qualsiasi cosa uno si possa inventare, che poi realmente si traduca in nuovo adattamento. Per cui
dobbiamo anche capire cosa ci ha portati ad arrivare a costruire quello che siamo in quel momento, e in funzione di quello cercare quelle variabili all'interno dell'allenamento che possano aggiungere. Ed è qui che casca l'asino: devono aggiungere uno stimolo migliore. Se tu fai 340 kg di squat come massimale, io non dico che non devi farli, dico solo che probabilmente la frequenza con cui tu ti alleni con questi carichi non deve essere altrettanta, e che l'importanza all'interno di un allenamento di quei 340 kg devono essere meno importanti, cioè quelli devono diventare un fattore positivo e non un fattore limitante. Positivo perché? Positivo perché comunque la forza che tu hai costruito ti aiuterà a poter gestire un aumento di tempo di tensione, dunque una serie più lunga, con un carico più elevato. E più il carico è elevato e aumenti e lavori con più time under tension, più efficiente è il risultato. Qualsiasi struttura che uno si possa inventare in allenamento per aumentare il tempo di tensione, se non è fatta con un carico abbastanza importante o abbastanza vicino alla tua forza massimale, è inutile in quei termini. O crea una risposta acuta nei quei primi due o tre allenamenti che lo fai, ma poi va a togliere di nuovo dalla forza, va a togliere di nuovo da quello che hai creato fino ad ora. Ed è lì che bisogna imparare a gestire. Questa è una cosa molto importante perché a me chiedono molto dell'SST in generale, però io credo che si perda una cosa. L'SST in genere è un metodo che funziona quando c'è già una base di forza importante, giusto? Assolutamente. Questa è una cosa importante perché magari molti neofiti o ragazzi che comunque non hanno capacità di esprimere molta forza dicono voglio provare l'SST, poi magari vedono i video, vedono delle cose e riapplicano. Il discorso dell'SST è che è proprio la necessità che si crea quando l'atleta ha un certo carico, del prendere questo carico e cercare di rapportarlo per ottenere un tonnellaggio maggiore, cioè invece di fare 10 serie, divido in un cluster, aumento la densità, in questo modo con i 250 kg di squat, invece di fare quelle 10 serie, 10 ripetizioni, scusami, ne escono 20. Dividi in cluster, quindi il mio tonnellaggio è maggiore, le mie effective reps sono maggiore, ma è minore anche il rischio infortuni, perché non faccio una serie da 10 consecutiva, ma riesco a mantenere anche la forma, di nuovo prendendomi quei piccoli riposi e dividendo in cluster. Quindi è come dici te, do una novità, ma deve essere una novità che do all'allenamento non per il chaos principle, per cui devo confondere il muscolo, eccetera, ma devo portare a una naturale evoluzione di quella che è la performance dell'atleta. Quindi l'atleta è molto forte, allora utilizzo la sua forza per ottenere un maggior tonnellaggio. Però se l'atleta non è forte, non ha senso, perché in realtà è un malus. Beh, è chiaro, però capisci che un atleta che non è forte, come dici tu, non ha neanche bisogno di porsi queste domande, perché comunque limiti verso l'ipertrofia miofibrillare, verso la forza tensionale, è ancora molto alta, per cui è anche peccato cercare di interrompere o di ridurre il progressive overload che tu hai nella forza Esatto. meccanica tensionale, per cercare di introdurre altri stimoli che in quel momento non sono realmente di supporto. Cui Esatto. prima devi imparare a camminare prima di correre, capisci? La stessa identica analogia, prima di cercare di differenziare troppo gli stimoli all'allenamento, e parlare anche di frequenza e parlare di stimoli diversi, di tempo di tensione, di volume allenante, tutte queste cose vale la pena cominciare a considerarle quando hai raggiunto un certo tipo di forza, perché comunque la forza sta a base di tutto. Ora, Esatto. sento già chi sta a casa che quando ascolta questo dice: sì, ma io sono più forte di lui e lui è più grosso di me.
classico, no? Sì, ma quelle poi sono differenze genetiche. Sì, assolutamente. Che deve nessuno essere, ha mai... deve essere la forza intesa da un punto di vista proporzionale. È logico che io non staccherò mai quanto Jan, però se arrivo a 5-6 pizze, per me è un buon guadagno, essendo partito da tot, quindi va tutto proporzionato. Esatto. Ma... è chiaro che poi quella persona che tu stai indicando, che dice, ma lui è meno forte di me, però è più grosso, se fosse altrettanto forte di te sarebbe ancora più grosso. E questa è una cosa importantissima, bravo, questa è importantissima perché se la perdono tutti. Che dice, quello è più grosso e fa queste cose. Sì, ma se facesse le cose, tra virgolette, fatte per bene, questo vale per qualsiasi cosa, sarebbe ancora più grosso. Quindi la gente si perde la differenza tra associazione e causalità. Cioè un'associazione è grosso, bravo, non è così forte, però non è che il fatto che non sia forte è la causa del fatto che è grosso. Quindi... E abbiamo, nella storia del bodybuilding, abbiamo un esempio soprattutto che è il signor Ronnie Coleman. Assolutamente. Dove hai una genetica mostruosa alla base che è stata portata all'ennesima potenza con una forza mostruosa. Allora Patrick, qua volevo aprire una parentesi con te, perché già che insomma abbiamo la fortuna di averti, a te che lavori a livello più alto poi nel bodybuilding. Allora io ho parlato spesso di questo discorso qua, quello che si è notato negli ultimi anni, che per fortuna un po' l'evidence base e la cultura nel bodybuilding ha portato un po' più di cultura e di ragionamento nel metodo di allenamento. La genetica di un atleta lo porta a un certo livello, ok? L'atleta inizia il suo percorso, mangia, inizia con i pads, periodi di bulk, gare, allenamenti, eccetera, e arriva dove, diciamo, la genetica ti porta. Quindi puoi essere una top 10 all'Olimpia, una top 5, puoi qualificarti un anno sì, un anno no, eccetera, eccetera. Però la cosa che ho notato è che ultimamente ci sono degli atleti che stanno gradualmente, da dove erano arrivati a livello genetico, stanno gradualmente continuando a rosicchiare ogni anno qualcosa di più e continuando inesorabilmente a migliorare. Uno è Ian Valier, che alleni, per fare un altro è Terence Raffini, che è allenato da Joe Bennett, anche Brett Wilkins sta migliorando tanto, Nick Walker, e sono tutti atleti che si contraddistinguono per una cura che stanno dando all'allenamento. E due cose si notano, che innanzitutto progrediscono continuamente. Cioè, ora, ovviamente, io sono mister nessuno in questo, però io vedo un Bigrami che quello che porta ogni anno è magari una condizione migliore, però non porta quella differenza di pasta, proprio muscolare, di trofia in più che vediamo in questi atleti. Un Terence Raffini è un altro atleta rispetto a 2-3 anni fa. E sono atleti che curano l'allenamento. In un modo o nell'altro lo curano molto. Quindi ti voglio chiedere a te, proprio perché prima hai accennato a delle differenze anche strutturali del muscolo che danno quello che si può chiamare la pasta muscolare, no? Che cos'è? Cioè, che cosa abbiamo capito dell'allenamento? Che cosa può dare una cura dell'allenamento? E cos'è che porta un atleta, arrivato già, sembra al massimo della sua genetica, a continuare a migliorare così tanto, come stanno facendo questi atleti? Beh, allora, per riassumere la mia risposta in una parola, adesso in italiano non mi viene, in inglese si chiama consistency. Ok. Che tradotto in italiano... Costanza. Ma vedi, in italiano non ha la stessa connotazione. Esatto. Questa è una cosa che io dico spesso quando utilizzo termini inglesi. Dico, a me vengono in inglese perché hanno una sfumatura diversa. E può sembrare molto, molto riduttivo e semplice da dire semplicemente consistency. Però è realmente quello che accade, perché tu stai parlando di atleti che sono bodybuilder 365 giorni all'anno, che hanno una programmazione ben precisa, dove anche l'allenamento viene misurato. Quasi tutti i ragazzi, o almeno spero, gli atleti, chiaramente hanno un'alimentazione, misurano il pollo, il riso e sanno esattamente quanto mangiano. Ma quanti di questi fanno la stessa cosa in allenamento? Poi non vuol dire diventare professori di matematica e scrivere equazioni di performance in allenamento. Significa semplicemente avere delle referenze in ogni allenamento che tu hai, o in specifico, a me piace farlo con i muscoli carenti, dove ti prefissi degli obiettivi, dei goals, e dici, ok, io devo migliorare soprattutto qua, quindi questo allenamento, che può essere 2-3 allenamenti in ogni settimana, è dove io misuro il mio progresso, la mia
la mia, l'aumento di performance in sé, che come abbiamo detto prima la puoi misurare in diversi modi, non solo migliorando in forza, ma anche migliorando in qualità di quello che fai. Dunque, molte volte, per esempio, non so se le persone che ascoltano lo sanno, ma tu puoi fare 6 ripetizioni con lo stesso esercizio, ma fatte in modo diverso. Se tu hai una connessione mente-muscolo migliore, se tu gestisci quel carico in modo migliore, se ne riesci a rallentare l'esecuzione un pochettino, già questo è un grande passo avanti. Per cui anche questo fa parte di un progressive aumento della performance. Però questi atleti hanno tutti un comune denominatore, che è il sapere esattamente dove stanno all'interno del loro allenamento e dove devono migliorare, quali sono i parametri da migliorare, come primo fattore che poi va a decidere tutto il resto. Dunque non è che cerco di mangiare di più o cerco di utilizzare più chimica, che poi questo mi porta all'aumento della performance. La performance è in primis quello che io vado a misurare, in funzione di questo io vado a decidere tutto il resto. Questo sembra semplice, ma anche poco vero, detto da me magari, perché molti dicono, sì, non è vero, chissà cosa fanno, no. Chissà cosa fanno, come diciamo noi qua in Ticino, un par da ball. Cioè, non è quello che determina, anzi, io ti posso assicurare, faccio una parentesi, che proprio in termini di chimica, in ipercalorico, dunque non sto parlando di deficit calorico, ma meno riesci a utilizzare, meglio, e più pulita la tua forza. Più pulita la tua forza. Ed è quello che i ragazzi non capiscono. Per cui la forza, per essere performante, realmente necessita poca chimica. Dove poi le cose cambiano è quando tu cominci a dover ridurre le calorie. Certo. Il recupero chiaramente diventa più difficile e allo stesso tempo vuoi mantenere quella performance, allora lì diventa un altro tipo di sport. Però proprio perché stiamo parlando di performance, il minimo indispensabile è sempre il meglio, perché è quello che ti fa, che crea meno stress. Però, di nuovo, tornando alla tua domanda, sono atleti che mettono l'allenamento in primis. Sono atleti che poi, per potersi allenare in quella maniera, hanno un'alimentazione ben specifica che segue. Proprio, e che questa alimentazione probabilmente cambia progressivamente durante l'off season, dove questa alimentazione cambia a seconda dei specifici distretti muscolari che vengono allenati. E se per esempio qualcuno ha un petto molto importante, molto forte, io non vado a concentrare tante calorie in quell'allenamento. L'allenamento non sarà molto lungo, voluminoso, sarà un allenamento ridotto a un minimo comune denominatore, proprio un minimo di stimolo necessario, finito andiamo a casa. Mentre quando parlo poi di un distretto carente, inserisco molti più stimoli, inserisco anche più calorie per poter recuperare questi stimoli e anche poter avere la performance necessaria. Molte volte magari il giorno prima, a dipendenza, che non il giorno stesso. Per esempio, se io ho un allenamento di gambe molto importante, che so che comunque il volume allenante sarà alto, le calorie che mangio il giorno stesso cambiano poco, sono più importanti quelle che ho mangiato il giorno prima, perché sono quelle che poi hanno formato il glicogeno necessario e hanno creato le riserve per poter sfruttare una forza massimale. Mentre quelle che mangio il giorno stesso sono più per mantenere e non per perdere. Esatto. Però, di nuovo, tu la vedi giusta, perché sono atleti che sono molto professionali e hanno una costanza che è superiore alla media degli altri culturisti, che magari fuori stagione si lasciano andare o non hanno una grossa ricerca di una dieta adeguata o di un allenamento adeguato, ma che poi diventano, tra virgolette, seri solo quando si approccia una contest prep. Che tu hai accennato Bigrami, ci sta benissimo, perché lui
a chi glielo fa fare di fare 300 kg di squat, o chi glielo fa fare di fare 200 kg di rematore. Lui sa di avere la massa necessaria, dunque è solo una questione di rifinire, di definire, non ha bisogno di essere più grosso. Mentre altri atleti sanno che per arrivare dentro quel top 6 all'Olimpia mancano magari ancora o in termini di proporzioni o proprio in termini generali di volume. Però poi anche quel tipo di allenamento, soprattutto quando il carico diventa importante, dà una pasta muscolare diversa. È chiaro che ognuno, geneticamente abbiamo tutti una struttura muscolare diversa, che c'è un ragazzo che magari è un quadricipite super striato, mentre un altro con la gamba più grossa non ce l'ha. Quindi sono cose che puoi anche cambiare, ma proprio a livello di densità, di rotondità, io la chiamo come si dice in italiano, proprio di sostanza, di sostanza, quello che contiene il muscolo, come quello che è fatto il muscolo, uso proprio una parola stupida, è diverso quando ti alleni, è solo l'allenamento che lo può fare questo, non sono i prodotti chimici, non è l'alimentazione, proprio solo l'allenamento. Comunque cerchi quello che magari geneticamente non è qualcosa che ti viene facilmente, lo puoi fino a un certo punto chiaramente compensare con, e di nuovo l'allenamento è solo quello che con carichi, certo. Cioè nel senso la capacità di mantenere i carichi anche su lavori densi. Io questo è quello che vedo essere veramente il momento in cui si cambia. Cioè io la cosa che dico spesso, ovviamente non si parla del tuo tipo di densità, però la cosa che dico spesso è quando diventate veramente forti sulle 20 ripetizioni di pressa o di hack squat, allora là capite, vedete che i quadricipiti sono grossi. Non possono essere. Quando diventate veramente forti con questi carichi. Cioè al punto che caricate, una persona va là per spottarvi perché pensa che dovete fare una tripla e voi andate lunghi sulle 20. Quello fa veramente tanto la differenza, poi soprattutto sulla pasta, sulla qualità. Quello tanto, concordo, tanto. Concordo, concordo. Secondo me c'è una differenza fra quello che è gambe e quello che è sopra. Per esempio, tu hai fatto l'esempio delle gambe 20 ripetizioni. Ora, per come sono geneticamente programmate, o come è geneticamente programmato il quadricipite, per il tipo di fibra muscolare che ha, di cellule muscolari, secondo me se uno si allena, e ti parlo, non sono cose da studi scientifici, ma da quello che ho visto io, se uno si allena con più ripetizioni, diciamo che gli viene abbastanza facile, mentre che se tu fai la stessa cosa per il petto diventa molto più difficile. Cioè se tu confronti quello che tu riesci a fare in 20 ripetizioni con una pressa per le gambe 45 o per una panca inclinata per il petto, proprio a livello di creare energia hai due reazioni completamente diverse. Per cui lì è importante capire che quello che tu fai per il tuo petto non può essere la stessa cosa che tu fai per i tuoi quadricipiti. Dunque, se tu mi dici 20 ripetizioni, aumentare il carico sulle 20 ripetizioni per i quadricipiti, ti dico, probabilmente per una gran parte degli atleti è una buona misura, cioè per capire la progressione. Se me lo dici per il petto, ti dico no, per il petto no. Perché proprio le capacità di produrre energia e per il tipologia di fibre che hai, proprio in spalla, petto, tricipiti soprattutto, ancora peggio, che il tricipite è un muscolo che si svuota in un batto d'occhio, non va bene. Per cui lì, per esempio, in un petto utilizziamo per le 20 ripetizioni un cluster, mentre che per le gambe puoi fare le 20 ripetizioni con pochissime pause. Funzione continua. Sono d'accordo, questa è una cosa di cui, cioè, che avevo notato, e difatti una cosa su cui spingo molto il discorso che ogni distretto muscolare va vissuto a sé, no? Cioè non si può generalizzare, questo è il metodo, questa, vivere ogni distretto, anche perché
partiamo dal presupposto che al di là di quelle che sono le proprietà dirette, intrinseche del muscolo, ci sono anche proprietà indirette, cioè a cosa è attaccato, come l'articolazione, quali sono gli agonisti, e quindi, come dici te, faccio 20 ripetizioni di petto, riesco a mantenere una buona attivazione per tutte e 20 le ripetizioni? Probabilmente no, probabilmente inizio ad avere problemi alla spalla, stabilità scapolare, tricipite, quindi assolutamente, assolutamente. E, io volevo chiederti una cosa dell'SST, perché tanto se no la chiederanno nei commenti, sul... all'atto pratico, no? Io un messaggio che voglio far passare è questo: come hai detto te, non è un metodo, quindi non è che dovete andare su YouTube a vedere i video e semplicemente replicare, perché quello è l'SST, è un concetto. Quindi se dovessimo spiegare alle persone più o meno che magari vogliono sperimentare, che vedono che sono forti e tutto il resto, come poter applicare orientativamente l'SST o la filosofia? Bellissima domanda. Allora, dobbiamo innanzitutto vedere quello che stiamo facendo in questo momento. Dunque, per chi ci ascolta, dobbiamo avere davanti agli occhi ben chiaro l'allenamento abituale per ogni distretto muscolare. Dobbiamo capire in questo allenamento, al mio stato attuale di sviluppo, cos'è più importante? Aumentare ancora di forza in questi esercizi, in queste serie, o sto raggiungendo un livello di forza dove piano piano devo integrare, comunque aumentare anche la connotazione metabolica? E qua magari dobbiamo un po' anche mantenere le cose semplici, ma spiegare cosa significa metabolico, cioè semplicemente quando il nostro organismo switcha e usa un altro tipo di energia. Allora, se noi usiamo principalmente, come per l'energia contrattile, per la forza, ATP, glicogeno, a un certo punto esaurite queste, se noi continuiamo il lavoro, utilizzeremo altre fonti energetiche, dobbiamo ricorrere a altre. Questo passaggio è cruciale, dunque dobbiamo capire da noi dove sta, in che rep range siamo abituati a lavorare, che forza abbiamo. Innanzitutto dire, ok, ne ho bisogno, ok, ne ho bisogno. Quanto ne ho bisogno? Cioè, se io non ho mai fatto delle serie dove vado ad aumentare il tempo di tensione di lavoro, dove vado a creare uno stress aggiuntivo metabolico, non comincio a fare un allenamento dove in ogni serie, in ogni esercizio è presente una connotazione metabolica, ma comincio a inserirle magari al secondo, al terzo esercizio, mantenendo sempre il primo, il secondo esercizio come base, come un set principale, un working set e un backup set, o quello che stiamo facendo, e incomincio a inserire poi più là nell'allenamento del lavoro metabolico. E poi, se vuoi, possiamo anche vedere poi che cosa sono le opzioni che abbiamo. Ma progressivamente questo lavoro deve aumentare. Come noi non aumentiamo la nostra forza da 100 kg di panca piana a 200 kg nell'arco di 2 settimane, ci vogliono magari 2 anni, dobbiamo capire che anche l'introduzione di lavoro metabolico è qualcosa che deve essere fatto progressivamente, su mesi di lavoro, e può essere solamente modificato e non solo modificato, ma migliorato, non migliorato, aumentato, quando cominciano a vedere più miglioramenti. Allora, io per esempio, facciamo un cluster. Io non ho mai fatto un cluster, una serie a grappolo. Faccio una serie a grappolo nel mio terzo esercizio come prima serie. Ho una certa performance. Il mio primo obiettivo è migliorare questa performance, non aumentare il numero di serie a grappoli che faccio. Quando comincio ad arrivare a dei carichi migliorati per quel grappolo, mantenendo lo stesso numero di ripetizioni, e sono performanti in quella serie, cosa che normalmente ci vogliono 7, 8, 9, anche 10 allenamenti, allora ho 2 opzioni: o aumentare, cercare di aumentare ancora i carichi che utilizzo per questo grappolo, che però anche lì arrivo a un certo punto dove l'energia che ho quando arrivo a quel punto di allenamento non è più la stessa. Allora cosa faccio? L'allenamento, lo stress metabolico diventa più importante, io lo inserisco al primo posto nel mio allenamento. Dunque faccio una serie a grappolo con
quell'esercizio, o anche con un esercizio diverso, ma inserendolo all'inizio gli do più importanza. Per cui esaurisco già parte delle mie capacità contratti con un lavoro più metabolico. Quello è il primo step. Per cui quando arrivo a un plateau a livello della performance della serie con più tempo di tensione, gli do una priorità più importante, la inserisco all'inizio. Raggiungendo poi i miei limiti lì, comincio a farne di più. E solitamente è un lavoro che fai su un arco di un anno e mezzo, anche 2 anni, da arrivare a avere un allenamento dove, diciamo, la metà di quello lavoro che faccio è metabolico e l'altra metà è puramente tensionale. Ma in tutto questo non dobbiamo mai ridurre la nostra ricerca dell'aumento di forza. Cioè, quella deve continuare. Ok. I 340 kg di squat devono sempre far parte del mio programma. Ora, non ogni allenamento, magari ogni terzo allenamento, ma devono sempre essere presenti. È il lavoro puramente tensionale, force reps, negatives, quant'altro. In parte minore, ma devono essere sempre presenti. Perché se io comincio ad avere una tale importanza di lavoro metabolico che mi riduce le mie capacità puramente di forza, succede, se uno lavora troppo in stripping o con tempi di riposo troppo, di recupero troppo corti, a un certo punto mi accorgo che quando provo ad allenarmi in modo proprio puramente di forza, non riesco più, non ho più la stessa connessione. Per cui quella va sempre mantenuta e va semplicemente dosata, aumentata progressivamente il resto che faccio. Però, vedi, noi adesso stiamo parlando, io vedo già i ragazzi che dicono, vado in allenamento, faccio lavoro metabolico, qualsiasi questo sia, se poi dopo magari lo spieghiamo. Non funziona, è come se io oggi per la prima volta parlassimo di forza, diciamo, se riesci a fare 200 kg di panca piano, guarda che probabilmente è un bel pettoralone. Allora, uno che fa 100 kg, cosa va? Va in allenamento e ne mette 200 sulla dice, vediamo come va, esatto. E vediamo come va. Tu ora hai detto che con 200 c'è un pettoralone, sì, ma ora che quei 200 realmente ti portano qualcosa, c'hai 2 anni di allenamento. Allora lì uno lo capisce. Quando si parla di lavoro metabolico, per qualche mistica ragione, ah no, allora faccio stripping, faccio rest pause, faccio slow rep, faccio cluster, faccio buttiamo dentro tutto, no? Tanto esatto. Qualcosa funziona, tanto mi stressa, no, non ti dà un bel cavolo di niente. Se non abitui piano piano il tuo organismo a diventare performante in quelle cose, certo. Non hai ancora imparato a renderle, come si dice, efficienti. Come io devo imparare ad arrivare a 200 kg di panca, perché questi 200 effettivamente poi si tramutino quando ci arrivo in un pettorale più grosso, la stessa cosa col lavoro metabolico. L'efficienza del mio lavoro metabolico ci vuole tempo a svilupparlo. Certo. Ora di arrivare a dire che sono abbastanza capace di realmente avere uno stress metabolico efficiente che mi porta a nuova crescita, e ci vogliono mesi, ci vuole tempo. Quello che la gente non capisce. Esatto. Poi il discorso anche che fai, che va sottolineato, il discorso del migliorare la performance, cioè la serie a grappolo, il cluster, e come anche uno stripping, insomma, devi avere, inserirlo con una logica di progressione, cioè non è che lo metto là e faccio sempre così. Ok, faccio un 4x5, perfetto. O io una cosa che faccio spesso, non so poi la sua correttezza, è molto banalmente, io inserisco uno schema. Se chiudo lo schema, la prossima volta carico un filo di più, quelle 5 libbre in più, 5 kg in più, ce lo aggiungo e riprovo a chiudere lo schema. Se continuo a chiudere lo schema, vuol dire che non è uno schema estremamente allenante, fino al punto in cui lo chiudo con un failure point finale, allora là so che è allenante. E c'è stata una progressione, perché sono partito da 60 libbre, lo faccio 80, 90, 100, quel che è. Però è quello il concetto di portare ad una progressione. Poi, come dici te, l'ordine degli esercizi, inserisco più cluster, eccetera. Però ci deve essere sempre una progressione, che poi si riflette la progressione del tonnellaggio. Il lavoro che fai è prettamente con i cluster set? So che ci sono anche variazioni di tempo e anche stripping. Ma, per esempio, anche il cluster in sé è molto plastico, nel senso che tu puoi
decidere del peso di un cluster, quante ripetizioni, un cluster può essere fatto da 2 ripetizioni, può essere fatto da 6 ripetizioni, può essere fatto da 20 secondi di riposo, può essere fatto da 5 secondi di riposo, dipende veramente che muscolo stai allenando e quali sono anche le tue priorità. Per esempio, se stiamo ancora cercando di lavorare anche sulla forza, o principalmente abbiamo sempre un occhio di riguardo alla forza, avremo dei cluster con delle ripetizioni piuttosto basse, 3, 4 al massimo, 15, 20 secondi di pausa, dove la connotazione metabolica è veramente poca, capisci? Proprio sì. È come un po' di sale alla fine sul piatto di pasta, capisci? Non è il piatto stesso. E piano Esatto. piano lo aumenti e migliori quei parametri. Per cui anche un cluster lo puoi interpretare in tantissimi modi diversi. A me piace tantissimo una sequenza dove vai a ridurre i tempi di recupero utilizzando sempre lo stesso carico, che vedo ora tantissimi atleti di alto livello fare, dove tu hai, anche lì, inizi con un carico che solitamente ti permette quel range da 4 a 10 ripetizioni, diciamo quelle 6-8, la classica fase tensionale regina, quelle 6-8 ripetizioni. Dopo inserisci, anche lì lo fai progressivamente, dei tempi di recupero che si abbassano, per esempio 45 secondi, 30 secondi, 15 secondi, è un esempio che uso spesso, e ogni volta ripeti un massimo di ripetizioni possibili con quel carico. Poi, anche lì, qual è il tuo obiettivo principale? Di nuovo la forza? Allora magari farò 45, 40, 35, 30. Invece cerco di aumentare proprio anche l'aspetto metabolico e l'aspetto anche dello stress cardiovascolare che vado a ricercare, perché anche quello è un fattore molto importante per l'allenamento, soprattutto per qualcuno che è estremamente grosso. L'allenamento in sé deve avere una connotazione cardiovascolare. Se riusciamo a migliorare quello, va a migliorare l'ossigenazione, la capillarizzazione, ci sono tanti aspetti positivi al di là del direttamente avere uno stimolo sulla crescita, come la vogliamo intendere noi. Per cui vado a ridurre i tempi di recupero, però utilizzando gli stessi carichi. Mi piace molto utilizzare uno stripping, però lo stripping lo faccio solo quando raggiungo la rottura di capacità contrattile con quel carico. Uno stripping normale, per esempio, sono 8-10 ripetizioni, non ce la faccio più, tolgo il carico. Però io ho tolto il carico dopo averne fatto 8-10. Io Certo. invece voglio togliere il carico quando ho fatto un certo tipo di lavoro metabolico e con quel carico non riesco più a fare neanche una ripetizione. Dunque, ad esempio, faccio dei rest pause di 10-15 secondi, per esempio 10 ripetizioni, rest pause finché arrivo a farne una sola, e allora lì faccio Strippo. una degressione di peso, uno stripping. E vado a creare a volte anche 3, 4, 5 minuti di lavoro. Quello è un esercizio, è una tecnica che io faccio magari 2 o 3 settimane, però ti garantisco che quando diventi efficiente a fare un lavoro del genere, è impressionante quello che poi il muscolo o anche visualmente il muscolo come si trasforma. Impressionante l'impatto che ha sulla tua richiesta di energia di recupero Assolutamente. dopo. Cioè, il Assolutamente. muscolo lo trasformi in una spugna a un certo punto. Però non subito, nel senso che all'inizio, quando fate il lavoro del genere, il vostro corpo vi dice: mi vanno a fanculo, detto in parole povere, vi dice: oh, io se sta roba non la voglio fare, tu sei fuori, io non, cioè, fa male. Non recuperi bene. E se continui poi progressivamente a farla, se continui a aumentare poi il numero di rest pause che fai, o il carico che utilizzo in questi rest pause, dopo 6-8 mesi, qualcuno che mi fa un lavoro di questo genere con una pressa 45, io ti garantisco che sta utilizzando 150 grammi di cluster dextrin nell'ora seguente all'allenamento, perché è talmente. Ha un impatto talmente forte Sì. sul suo
sulla sua produzione energetica di recupero. Però anche lì, ragazzi, dovete capire che ci vuole tempo affinché quello diventi qualcosa di utile. Prima di essere utile, quella cosa non è utile. Prima quella cosa è qualcosa che il tuo corpo non vuole fare. E ripeto, è come passare da 100 kg a 200 kg di pancia in una settimana. Strappi tutto. Sì, sì, anche sì. Lì, chiaramente, non strappi tutto, ma non hai ancora le capacità proprio per sfruttare quel tipo di lavoro. Ma guarda, io ti faccio proprio l'esempio mio pratico. Quello schema che tu dici alla pressa, io l'ho inserito alla pressa, quello col 45, 30, 15. Poi ho visto ogni tanto tu fai fare anche il recupero a 5 secondi e risalire, 15, 30, 45 secondi. Certo. Ho provato. E quello al recupero... step successivo. Esatto, infatti l'ho dovuto togliere dopo la prima volta perché sono stato male tutto il pomeriggio e non ho dormito un briciolo la notte. Cioè, veramente, veramente male. Non mi era mai successo, è stato proprio spropositata come cosa. E ho sostituito lo schema e sono continuato ad andare, mi ripropongo di andarci un po' più graduale e tornarci. Non fare le quattro scalate iniziali, cioè non fare 45, 30, 15, 5. Fai la serie 30, 5, o magari una via di mezzo, 40, 20 e basta. E poi cominci magari a aggiungere una terza, 45, 30, 15 e basta. Poi ne aggiungi una proprio dove fai solo le parziali con 5, 2-3 settimane di quello, poi inserisci alla prima risalita, 30 secondi, poi la inserisci a 15, poi fai 15-30. Cioè, lo devi fare in modo progressivo. Assolutamente. Ed è anche peccato volerla fare tutto all'inizio, perché non sfrutti tutti quegli step che già di per sé sono un miglioramento, qualcosa di nuovo, e se è troppo lo sforzo, o se è troppo al di là di quello che il tuo corpo realmente riesce a utilizzare in modo positivo, ti bruci. Per cui, oltre alla beffa, anche l'inganno, cioè ti fai male, nel senso che fai male perché ti alleni in quella maniera, però non ne trai realmente beneficio. Per cui fai questi piccoli step e costruisci quello schema, cioè tu quello schema che tu di cui hai detto tu, quello è l'obiettivo finale. Datti magari 12 allenamenti per arrivarci. Invece certo. 12 allenamenti, dici ok, ho allenamento, aggiungo qualcosina finché ho fatto quello step. E vedrai che fra 12 settimane, quando lo farai, realmente ne trarrai beneficio. Assolutamente, assolutamente. Adesso torno in pista, riparto. parlando del spostandoci un po' sul discorso alimentare, visto che abbiamo accennato un po' fino adesso, te sei un po' anche là, un filo contro tendenza, nel senso che hai un po' buttato giù il muro delle altissime proteine per gli atleti e sei un po' più orientato sui carbo. Quindi anche magari, ecco, se ci parli un po' di come la vedi da un punto di vista alimentare nella gestione dell'atleta. Sì, anche qua secondo me dobbiamo essere un pochettino razionali, obiettivi, e non è che ci vuole un genio per arrivare alla conclusione che sono arrivato io. Chiaramente poi uno può essere d'accordo o meno, però io la vedo abbastanza chiara davanti a me, nel senso che prima di tutto io ho fatto tutte e due le scuole. Io ho fatto la scuola di 500 grammi di proteine al giorno e sotto 400 grammi di carne a pasto ero considerato un'altezza peso, cioè ci sono passato da lì e ho visto quello che ha causato al mio stomaco, al mio benessere in generale e alle mie proprio capacità sul tempo di aumentare poi le calorie. Vedo quando guardo un allenamento di bodybuilding, cosa vedo? Vedo comunque un atleta che principalmente la sua performance dipende dalle sue riserve in termini di glicogeno, cioè il carboidrato diventa la fonte primaria della sua performance, non è la glucneogenesi, non è l'aminoacido, non è la proteina che mi aiuta. Cioè, facciamo un esempio, una persona mangia 1000 grammi di proteine al giorno e un'altra persona mangia 1000 grammi di carboidrati al giorno. Ora, nessuna dei due è molto intelligente, perché ambedue manca qualcosa, però io ti assicuro che
la persona che mangia 1000 grammi di carboidrati al giorno in allenamento, almeno a corto termine, sarà più performante che quello che mangia, che è in chetosi praticamente. È inutile. Se tu mi prendi la stessa persona, poi andiamo oltre, se tu mi prendi la stessa persona e questa persona gli dai 400 grammi di proteine e 600 grammi, no, diciamo 500 grammi di proteine e 500 di carbo. Sto parlando proprio in modo stupido, però per dare idea. 500 e 500. Se tu, la stessa persona, gli dai 800 di carboidrati e 200, io ti assicuro che quella che mangia 800 grammi di carboidrati, sempre partendo dal presupposto che uno li assimili in modo efficiente. Assolutamente. Poi 800 son tanti. Però ti assicuro che quello che ne ha 800 e solamente 200 grammi di proteine, uno la digerisce meglio, assimila meglio i nutrienti ed è più performante, ha un muscolo più pieno. È semplice. Cioè, è questione di trovare poi dove è questo point of diminishing returns, come si dice in italiano, punto dove il gioco non vale la candela. L'aumento, diciamo, cioè diminishing returns, come si dice in italiano? Cioè, mi viene a dire quando il gioco non vale più la candela. Aumenta. Sì, cioè devi capire dove l'aumento proteico, o in questo caso la riduzione proteica, non è più funzionale, nel senso che io mangiando 200 grammi di proteine al giorno, ma avendo una quantità alta di carboidrati, se aumento la proteina ho più sintesi, ho un recupero migliore, io vi assicuro che l'ho visto non decine, ma centinaia di volte, non è così, soprattutto quando siamo in una fase di surplus calorico. Ora, quando siamo in un deficit calorico, la situazione cambia un pochettino. Cioè l'importanza della proteina, del carboidrato, cioè hanno ruoli diversi. Perché uno sostiene chiaramente anche l'ossidazione dei grassi in modo migliore che non il carboidrato stesso, soprattutto se le quantità sono un po' più elevate. Dunque, hanno ruoli diversi. Poi abbiamo anche obiettivi diversi. Cioè costruire muscolo e performance è una cosa, ridurre body fat e mantenere tessuto muscolare è un'altra. Cioè hanno anche due ruoli diversi, sono gli stessi attori, ma che hanno ruoli, è un altro film che stanno girando praticamente. Assolutamente. Per cui dobbiamo solo capire dove per noi questo breaking point, cioè dov'è questo punto dove se aumento ancora di più le proteine, realmente ne ho un beneficio in termini di crescita muscolare. E per la maggior parte degli atleti, grossi, piccoli, medi, alti, biondi, neri, siamo sempre circa sul grammo e mezzo a un massimo di 2 grammi per chilogrammo corporeo. Fantastico. Cioè, non ho mai, se realmente io posso mangiare una quantità di carboidrati adeguata. Poi c'è anche chiaramente l'altra parte della medaglia dove, scusate, devi essere qualcuno con una buona sensibilità insulinica e devi anche capire che se tu mangi 800 grammi di carboidrati al giorno, non è che non è uno stress per l'organismo, comunque hai una produzione di insulina costante. Esatto. E dunque dovrai prevedere anche lì dei periodi dove dai di nuovo un po' sensibilizzi di nuovo, hai un deload, perdi un po' di peso, cioè cerchi di lasciare anche le tue cellule del pancreas, le beta cells lavorare un po' di meno, esatto. Di recuperare in quello che magari hai bisogno di un piccolo aiutino. E ascolta una cosa, per arrivare a questa quota glucidica, tu normalmente arriva l'atleta, inizia a lavorare, in allenamento lavora bene, perché logicamente tutto, io ricordo sempre l'alimentazione è funzionale all'allenamento, cioè è un qualcosa che noi facciamo per supportare quello che facciamo in sala. Bravo. Non è salgo perché devo salire, salgo perché l'allenamento me lo sta chiedendo, se no non ha senso. Bravo. E l'atleta migliora in allenamento, questo aumento tu vai a farlo graduale fino a una quantità, immagino da quel che vedo che sostanzialmente il punto di arrivo per te è quello che l'atleta riesce concretamente a mangiare durante la giornata, cioè credo che arrivi al punto in cui semplicemente lui ti dice guarda non riesco a mangiare più di così,
e là vi dovete fermare. Esatto, esatto. E comunque, per fare una piccola parentesi, questo punto è sempre più basso se le proteine sono alte. Cioè il punto, esatto, dove l'atleta mi dice guarda non ce la faccio più a mangiare, è, il totale calorico è più basso se le proteine sono alte. È inutile, perché comunque quello, lo stress che creano a livello stomaco e intestino è più alto che non una quantità proteica più bassa, soprattutto di proteine solidi, ma anche la proteina in polvere, magari a livello dello stomaco tu non la senti tanto, però per quanto possa essere isolata, idrolizzata, necessita di più sforzo dalla parte del, certo, corpo, che non assimilare dei glucosi inutili. Per cui non è che a un certo punto tu puoi sostituire, perché io vedo molti atleti che dicono, mi faccio uno shake, mi faccio il beverone da 80 grammi di isolato con 200 grammi d'avena, capisci? Cioè non funziona così il nostro, non funziona così il nostro organismo. Mi piacerebbe che fosse così, sarebbe più semplice. Quello che funziona è l'efficienza. Per cui, tornare alla tua domanda, solitamente io parto con un minimo indispensabile, cioè dove devi andare un po' a fiuto, i carboidrati sono relativamente bassi, magari qui, poi dipendenza dall'atleta, ma per un atleta professionista sono magari quei 75-80 grammi di carboidrati per pasto, dove so esattamente che molto presto dovrò aumentarli, però abbiamo anche magari un volume allenante non troppo impegnativo. Abbastanza presto cosa succede? L'atleta fa un po' più fatica nell'ultima parte dell'allenamento. Allora cominciamo a aumentare, mantenere quel volume allenante relativamente basso, aumentiamo soprattutto nel pre e nel post workout la quota glucidica. Questo va bene solitamente per uno o due cicli di allenamento. Se l'atleta risponde bene, poi bisogna di nuovo aumentare, fino a che ci ritroviamo ad avere solitamente quei tra gli 80 e i 100 grammi di carboidrati per pasto su 6-7 pasti. Dopodiché si comincia ad aumentare il volume allenante, dunque la quantità, proprio la mole di lavoro che si fa, e si rifà lo stesso gioco. Nell'arco di 3-4 mesi solamente ti trovi ad avere quei 6, 7, 800 grammi di carboidrati e magari quelle 250-280 grammi di proteine al giorno. Solitamente quello è un po' un breaking point, dove mangiare di più non induce più performance, esatto, e neanche il recupero. Per cui, una domanda che ti voglio fare: ti sei mai trovato, proprio per cercare di spingere di più la mole glucidica, a abbassare molto le proteine ancora di più e utilizzare degli essenziali magari? Ho provato a farlo soprattutto perché molti atleti arrivano a un punto dove non riescono a mangiare di più. Dunque, fai una di low, ne fai due, ne fai tre, arrivi a un certo punto, se l'off season è ancora lunga, che non è che puoi continuare ogni due settimane a fare un di low, perché a un certo punto se fai una somma di tutto sei in deficit calorico perenne, certo, per cui non va bene. Allora cosa si fa? Si cerca di togliere più sforzo possibile alla digestione e ridurre magari anche le fonti proteiche a quelle che proprio realmente digerire meglio, può essere magari del pesce o del pollo o dei gamberetti, non lo so, qualcosa che uno solitamente, sai, ne puoi mangiare anche di più e non ti intasano, presa una parola stupida, il sistema. Però la prima opzione è, più che gli essenziali, usare proprio una proteina completa. Okay. Essenziale a ogni pasto, sicuramente 5 a 8 grammi magari per pasto lo puoi fare. Però solitamente aggiungo magari 10 a 20 grammi di un'isolata. Preferisco dare una catena completa se vai a ridurre le proteine. Perché molte volte, per esempio, 20 grammi di proteine da 100 grammi di pollo, pesce, quello che è, non so fino a quando l'essenziale sia realmente sufficiente proprio per avere tutta la struttura proteica necessaria. Certo. Per cui probabilmente molto efficiente, per esempio, è la Pepto Pro, utilizzare una caseina idrolizzata o comunque una proteina che
come quella del salmone, cioè qualcosa, non so perché, non te lo so spiegare, ma preferisco non utilizzare delle proteine di whey, la whey protein, non, anche se a livello proprio di PR, proprio a livello di assimilazione, in teoria sono perfette, però a me sembra che una proteina della idrocarbo, qualcosa della carne o del pesce, sì. Non so se è per la struttura molecolare che hanno, non lo so, non te lo so spiegare, però funzionino meglio, per cui sì, qualcosa del genere. Devono essere digerite meglio probabilmente. Hanno comunque un impatto migliore, secondo me. O la Pepto, però, per esempio. Però stiamo parlando di piccolissime quantità. E, allora, sì, hai accennato prima al discorso di un piccolo aiuto esogeno di insulina, eventualmente. Io, ecco, una cosa che spiego sempre poi, proprio per far capire i concetti, perché molte persone che magari ci ascoltano dicono, ma se l'atleta ha bisogno di tutti questi, di carboidrati, calorie, eccetera, come fa a non riuscire a mangiare? Io la cosa che spiego è che un conto è la richiesta energetica, un conto è la capacità del sistema gastrointestinale di assimilare e un conto è la capacità del pancreas poi di pompare insulina a stare appresso. Quindi che queste cose non sono correlate, cioè non è detto che se hai una certa richiesta energetica automaticamente il pancreas sta appresso e la capacità gastrointestinale sta appresso. Quindi è molto importante, soprattutto come tu mi insegni, per atleti così pesanti, curare bene l'aspetto gastrointestinale, perché mangiare diventa una parte molto impegnativa della giornata, quindi curare tutto il discorso gastrointestinale. E su cui magari torniamo tra un attimo, è la cosa che volevo dire, il discorso magari di aiutare anche il pancreas con l'insulina esogena, di cui però so che non sei un super fan alla in automatico, in bulk, eccetera, che è una cosa che io personalmente condivido, perché secondo me è una delle materie che è più mal compresa proprio nella storia del bodybuilding, che nessuno realmente ha capito bene che cos'è. E, però ecco, come piccolo aiuto del pancreas, quando di nuovo l'allenamento chiede una certa richiesta energetica e il pancreas non riesce a far fronte, a spingere tutto quel che serve. Hai detto, l'ultima frase che hai detto è quella giusta, non riesce, cioè quando l'insulina realmente diventa qualcosa di utile, quando tu ti accorgi che la tua glicemia comincia a soffrire, cioè quando i livelli medi della tua glicemia cominciano a essere un po' troppo alti. Per questo devi avere un'idea di dove erano, di dove sono i tuoi livelli di glicemia prima di una preparazione, e poi regolarmente, se non vuoi andare a misurare l'emoglobina glicata facendo un'analisi del sangue, puoi farlo anche semplicemente misurando la tua glicemia a digiuno. Quando questa comincia, solitamente per me il breaking point è costantemente fra i 95 e i 100 mg di glicemia. Cioè quando stai fra quei 95 e 100 e cominci a toccare 100 regolarmente, lì è tempo di capire che la tua sensibilità, comunque la tua capacità di assimilare in modo efficiente i carboidrati è ridotta o comincia a ridursi. E non vuoi stare in quel 100 o più troppo a lungo, per cui utilizza una quantità di insulina lenta, chiaramente, in modo da riportarla attorno a quei 90. Solitamente se riesci a stare attorno ai 90 la mattina, sei safe, però tutto va fatto solo se effettivamente il tuo sangue contiene troppo zucchero, parlando in parole semplici. Non lo fai a prescindere. Cioè, se tu tutte le mattine ti svegli e hai 85, certo, non lo fai. Cioè, no, totalmente perfetto. D'accordo. Però se tu sai di avere normalmente 85 quando tutto funziona regolarmente, cominci a arrivare a 90, 95, allora dici attenzione, il trend sta salendo, poi magari misuri l'emoglobina glicata, vedi un attimino, le due si stanno alzando ambedue, allora magari lì al tempo, ma lì ha un effetto positivo perché ti va a rimettere la glicemia in un range fisiologico più sano, diciamo così, e non vai poi a creare danni cronici. Soprattutto esatto. Quello che poi dobbiamo fare attenzione. Poi soprattutto il discorso è proprio questo abuso che c'è di insulina, che è secondo me uno dei farmaci più pericolosi, perché ti crea danno endoteliale, aumento della pressione sanguigna, aumento della produzione del colesterolo endogeno, quindi veramente tutto quello che ci può essere di male sul rapporto cardiovascolare ce l'hai.
e per un bodybuilder che pesa tanto non è esattamente una mossa intelligente, quindi insulina elevata tutto il tempo non è il massimo. No, e non serve a nulla in termini di sintesi se la tua produzione e la tua sensibilità è normale. Ripeto, funziona o ha ragione di essere quando effettivamente il tuo organismo non riesce più, con la sua sensibilità da una parte, con la produzione dall'altra, ad avere una glicemia più da atleta che non da inizio prediabete, chiaramente. Esatto, esatto. E passando invece al discorso del sistema gastrointestinale, e so anche là che tendi a curarlo e tenerlo da conto, e ti basi su qualche fattore, utilizzi magari dell'integrazione specifica o consigli generali che dai agli atleti? Allora, dobbiamo capire che la cosa più importante è cercare di non arrivare a sviluppare dei problemi. Per cui, in teoria, la cosa più importante da fare è cercare di trovare quelle fonti o quella diversità, soprattutto di fonti alimentari, a cui sei più abituato, con cui ti senti meglio. Cioè, non ti devi sentire in obbligo di mangiare un certo tipo di alimento se questo non viene digerito in modo ottimale o se vedi che con il tempo questo comincia a creare un distress a livello gastrico. Per esempio, la regina di tutti è il manzo. Dalla mia esperienza, un atleta su due non è capace di sopportare a livello cronico in una preparazione quantità importanti di manzo. Finché rimaniamo sui magari un etto qua la mattina, un etto dopo allenamento, va bene, quando cominciamo ad arrivare a 4, 5, 6 etti al giorno, vedo pochi atleti che realmente riescono, chiaramente poi anche avendo una quantità di cibo importante, a mantenere una funzionalità dello stomaco intestinale buona. Per cui, punto numero uno, è non fissarsi sul dover utilizzare una certa fonte alimentare, ma veramente cercare laddove noi, quello con cui noi ci sentiamo bene. Punto due, per quanto semplice possa sembrare, diversificare se possibile queste fonti, cioè non fissiamoci sul mangiare 6 pasti di pollo al giorno o solo riso, o cerchiamo di differenziare le fonti proteiche per quanto sia possibile, chiaramente, e le fonti di carboidrati. Cerchiamo di variare in modo da creare comunque una situazione enzimatica un po' più completa, una risposta più complessa, e non abituare il nostro organismo a avere solo queste due, tre fonti, tre, quattro fonti alimentari e diventare stupidi, perché poi con il tempo questo limita le nostre capacità di assimilazione e non le migliora. Un'altra questione è quella di cercare di avere abbastanza fibre. Questo semplicemente mangiare verdure durante il giorno. Allora, è chiaro che se io mangio 5.000 calorie, non ho fame, l'ultima cosa a cui penso è mangiare i miei asparagi o i miei spinaci. Però diventa importante, se non riesco a fare questo, supplemento con dei greens. Ci sono dei supplementi in polvere, dove super greens, dove posso, li posso bere. Però anche quello è un aspetto importante, cioè la mia flora intestinale deve essere curata, deve contenere più alimenti possibili, non deve essere troppo abituata a lavorare in presenza di poche fibre e con gli stessi alimenti sempre. Per cui queste sono cose principali. Regolarmente possiamo fare delle terapie probiotiche, però anche lì il probiotico non è molto selettivo, nel senso che è difficile dire realmente che ceppo o quali ceppi noi abbiamo bisogno per il tipo di allenamento. È chiaro che quando uno fa un probiotico lo fa e deve decidere cosa contiene cioè la struttura di questi probiotici o questo probiotico, per cui anche là dobbiamo capire che non è la soluzione a tutti i nostri problemi, e anche utilizzarli troppo spesso, troppo regolarmente non va bene, per cui bisogna avere dei periodi magari
dove sappiamo che a livello calorico siamo un po' più aggressivi, più alti, e prevediamo magari qualche settimana di probiotici. Possiamo anche utilizzare degli enzimi digestivi, ma anche lì il nostro organismo si abitua a queste cose, per cui fino a un certo punto ci possono essere di complemento, ma poi a un certo punto non rispondiamo più bene, andiamo a creare più danni che non benefici. Invece io vedo soprattutto, non riesco più a mangiare, non ho fame, prendi i probiotici, prendi gli enzimi digestivi. Non funziona così. Cioè, è come se buttiamo, la gente pensa che buttiamo giù Pac-Man in mezzo allo stomaco, quindi mangia via tutto. Non funziona così, purtroppo, il nostro organismo. Per cui prevenire è meglio che curare. Diversificare con le fonti, avere abbastanza fibre, se possibile mangiare verdure, essere sempre ben idratati, una cosa che molti sottovalutano. L'intestino funziona se viene idratato. Un supplemento che può essere molto importante è proprio la glutamina, per esempio, in questo caso può essere, e non necessita di essere ciclizzata. Per cui queste cose. Altro realmente io non conosco, se non cercare, quando non riesco più a mangiare, di mangiare di meno. Poi non ci sono farmaci, non ci sono ingestini che possano aiutare. Quando qualcuno da 2 mesi mangia 6.000 calorie al giorno, non hai più fame, è normale. Cioè, anche quello va... Cioè è normale. Stai mangiando 800 grammi di riso e 1,5 chili di carne al giorno, è normale che non hai più voglia di mangiare. Puoi avere tutto il dispendio energetico di questo mondo, per cui anche lì magari prevedere dei deload prima di arrivare ad averne bisogno. Ce l'hai questa sensazione, lo sai quando un atleta ha fatto 3, 4, magari 5 settimane spinto tanto, e sai, adesso settimana prossima lo so che non ce la fa a mangiare tutte quelle calorie. Allora aspettiamo, stiamo bene, riduciamo adesso. Ma no, non voglio, più perdo peso. Sì, ma se non lo facciamo ci troviamo la settimana prossima con una panza tanto, tu che non hai più appetito, e che poi dobbiamo farlo in modo più aggressivo. Per cui anche lì cerca di tagliare le calorie prima che di avere il problema. Lì ci vuole un po' di feeling. Non è facile, perché vedi il peso che aumenta, vedi la performance che aumenta, ed è un po' da stronzi dire no, basta, tagliamo un attimino. Però è quello che funziona meglio. È fare passo indietro per farne due in avanti, no? Prevenire prima che curare, per quanto semplice e stupido possa sembrare. Di solito ogni quanto fai questi periodi di deload alimentare? Mai, non so se sono mai andato sopra le 8 settimane con calorie veramente spinte. Solitamente una media sono circa 4 settimane. Ok. Di media. Quanto dura questo deload? Quanto lo fai durare? Ma dipende un pochettino anche dalla quantità di cibo e da quando è stato l'ultimo deload. Con diversi atleti, per esempio, abbiamo un 3 deload day, cioè 3 giorni di deload ogni 2 settimane, proprio standard. Okay. Per cui facendo solo 2 settimane hai 3 giorni, 2 settimane. Questi 3 giorni fanno sempre in modo da mantenere un equilibrio abbastanza importante, funziona abbastanza bene. Altrimenti, in modo classico, sono 1 settimana di solito. Lo fai proprio per avere un ciclo completo di allenamento, dove chiaramente riduci un po' il volume di allenamento in quella settimana, e arriva anche fino a volte anche 2 settimane, però se tutto va bene, la classica settimana hai almeno 3 giorni. Poi quando fai 3 giorni lo fai magari un po' più aggressivo, cioè le calorie sono abbastanza basse, mentre quando lo fai una settimana ti puoi permettere di averle un pochettino più alte. Cioè anche quello lo puoi considerare aggressivo corto o meno aggressivo un po' più lungo, cioè, dipende proprio un po' dalla situazione in cui ti trovi, anche dalla distanza dal pre-contest, generale su come si sente l'atleta. Certo. E un'altra domanda, in off-season tu fai utilizzare del cardio? Lo inserisci agli atleti? Il cardio è religione per me. Fantastico. Pesi 80 kg o 145,
i tuoi 30 minuti di cardio li fai tutte le mattine religiosamente, punto. Lo fai proprio perché il cuore è uno solo, è già sotto stress e già riceve tante di quelle informazioni negative, strutturali, certo, fisiologiche, biochimiche, cioè da tutti i lati è bombardato. Almeno avere una buona ossigenazione, mantenere un decente capacità cardiovascolare è la cosa più basilare, che, e se uno non lo fa è un idiota, basta. E se mi viene a raccontare che un surplus calorico in off season con un buon recupero, 30 minuti di cardio, catabolizza, sei un povero stupido. E semplicemente, anzi, va a aumentare la sensibilità insulinica, o mantiene, aumentare magari no, ma mantiene una buona sensibilità, certo, insulinica, è importantissimo. Assolutamente. Cioè, chi non l'ha ancora capito, cioè, il cardio non si fa per bruciare i grassi, il cardio per un bodybuilder si fa per mantenere una buona condizione cardiocircolatoria in un cuore ipertrofico che non funziona bene. Nessuno me lo può raccontare che un culturismo che usa sostanze chimiche, che ha 30-40 kg di muscoli in più del suo baseline genetico, ha un cuore che funziona bene, non ce l'ha nessuno, ha un cuore che sopravvive, per cui almeno a livello cardiaco cerchiamo di sostenere. Sì, sì. E poi là torniamo all'esempio della pressa, in cui le persone vomitano perché non riescono a stare al posto di fiato. Perché poi quando lavori, ecco, con i cluster, eccetera, il fiato serve, eh? Quello è. È chiaro che il grado di stimolo cardiovascolare che tu hai, l'intensità, è diversa, perché io sto parlando di un cardio a bassa frequenza, certo, dove magari i battiti stanno attorno ai 120, per un atleta di 80 kg possono essere anche 130, ma per qualcuno che pesa 140 kg off season, 130 kg, 130 di battito mattutino per 30 minuti, ti posso assicurare che suda, cioè, per cui quei 120 per 30 minuti, poi una seduta di stretching, di recupero attivo, ma sono cose che un atleta professionista di alto livello deve fare. Cioè. Certo, assolutamente. Altrimenti è proprio, cioè, diciamo che se non lo fa è proprio, fa tutto per andare a non essere funzionale, a morire giovane, diciamo così. Senti, molto veloce, così non ti tengo troppo, due parole riguardo alla contest prep e generalmente gestione dell'allenamento e l'alimentazione. Cosa ti posso raccontare? Diciamo che ci sono tre palle che devi cercare di giunglare. Si dice giunglare in italiano, come si dice? Non ne ho idea, però suona bene. Allora, hai chiaramente perdita di grasso da una parte, come obiettivo principale, se vogliamo. Poi dall'altra due hai il recupero e la performance. Dunque, devo cercare di perdere grasso mantenendo una buona performance, perché questa indirettamente andrà a avere un impatto su la quantità di massa muscolare, sul volume che io ho, e indirettamente devo anche avere un recupero più buono possibile. Però tutto questo è in un deficit calorico. Allora, vedi che abbiamo diverse componenti che dobbiamo gestire, per cui, punto uno, dobbiamo essere in deficit calorico. Significa che, magari chi ci ascolta non tutti lo sanno, che le calorie che consumiamo, cioè che mangiamo, devono essere inferiori a quelle che poi bruciamo. Non solo con l'allenamento, ma con il mio NEA giornaliero, cioè con la mia attività giornaliera. Devo riuscire a decidere come strutturare questo deficit. Questo deficit vuole essere lineare, cioè deve essere costante, o voglio avere un deficit magari un pochettino più aggressivo per un periodo di giorni, di settimane, sta a noi decidere, però avere sempre poi un refeed, dunque salire di nuovo sopra il mio deficit in un surplus. Sono queste le cose che devo decidere. Il mio approccio è
io preferisco dei periodi di deficit abbastanza aggressivi, però seguiti da periodi di refeed, dunque di surplus calorico altrettanto importanti, dove chiaramente la somma dei due mi dà una media sempre di deficit. Certo. In funzione della progressione che tu hai, dunque della perdita di peso che tu hai, e in funzione della perdita di peso e della tua performance allenante, decidi di questi cicli, che solitamente sono i carboidrati ne fanno anche qua da fattore più importante, dove molte volte le proteine possono anche rimanere le stesse, anche se durante i periodi deficit, in confronto ai periodi surplus, preferisco avere una quota proteica un po' più importante. Più che una quota di grassi, mi piace utilizzare la proteina in questa situazione, perché secondo me è più funzionale all'obiettivo che sto cercando, che non il grasso in sé. Però anche qua, a parità di calorie, potremmo utilizzare anche dei grassi. Certo. Quello che cerco sempre di fare io, ma è molto soggettivo, è cercare di avere veramente un impatto meno importante possibile sulla riduzione di performance in allenamento, cosa che è estremamente difficile, perché tu mi segni un deficit calorico è estremamente, estremamente difficile. E dunque dobbiamo capire che come sarà strutturato il nostro allenamento sarà diverso da quello che ho fatto in off season, cioè cercare di replicare il volume di allenamento, soprattutto dell'off season, in una pre-contest dove sono in un deficit calorico, è difficile, se non quasi impossibile, soprattutto più mi avvicino al mio set point di grasso. Allora, cos'è il set point? Noi abbiamo tutti una quota geneticamente programmata dove il nostro organismo a livello di grasso corporale si sente abbastanza bene. Quando scendo al di sotto di questa quantità di grasso che sta trattenendo il mio organismo, cioè più mi allontano da questa soglia, più mi sento poco bene, poco energetico, ho più fame, dormo peggio, ho poca energia, sono più aggressivo. Tutte queste cose, più mi allontano, chiaramente più poi la performance e l'allenamento diventa, come si dice, difficile da mantenere. Per cui, in teoria, poi in pratica è un'altra cosa, più alte sono le calorie che io posso avere quando raggiungo quel set point, cioè quando vado al di là di quella soglia dove comincio a sentirmi veramente a dieta, più alte sono le calorie lì e meglio sarà la mia performance. E questo è qualche cosa che magari pochi trainer guardano, ma che è un mio obiettivo principale, sapere più o meno dov'è quel set point. Quando lavori con un atleta di diverso tempo lo sai che, certo, ecco, adesso con quella percentuale so che comincia a sbacchettare in modo diverso. E anche a livello energetico c'è qualcosa che comincia a non funzionare. Per cui cerco di impostare tutto in modo da arrivare là. Cosa ho a mia disposizione? Ho a disposizione, per esempio, il tempo che ci metto ad arrivare. Se io ci arrivo in 4 settimane, e lo posso fare, avrò avuto una riduzione calorica importantissima, certo, per cui sarò stato molto aggressivo e io lo sconsiglio. Per cui devo avere una buona idea di quanto tempo io devo arrivare a questo set point, cioè quando comincio a avere le righe sul culo, per così parlare, e voglio fare in modo che quel tempo che ci porta dall'inizio della off season a lì sia adeguato, in modo che non ci arrivo e sono già affaticato e sono già, certo, in una situazione di estrema riduzione calorica. Per cui diamoci il tempo di arrivare a quel punto. Uno dei fattori principali perché quella transizione non sia troppo aggressiva è il stare in forma nell'off season, cioè comincia tutto da là, punto uno. Punto due è essere in off season o finire l'off season con più carboidrati possibili. Ora, possiamo raccontarcela come vuoi, ma se io comincio la dieta con 400 grammi di carboidrati, quando arrivo al mio set point, non è possibile che non ne stia mangiando meno della metà almeno.
Certo. Per cui, 100%. Okay. Allora, se io invece sono a 800 grammi di carboidrati e arrivo al mio set point, magari con 400-500, mi troverò in una situazione completamente diversa. Per cui non facciamo gli stupidi nell'off season e mangiamo e ci sporchiamo e facciamo quello che vogliamo, perché poi una volta cominciata la pre-contest saremo obbligati ad agire in una certa maniera e non potremmo programmarla la nostra pre-contest, cioè dovremmo tagliare le calorie, punto e basta. Esatto. E farci il segno della croce e comprarci del T3 e del T4 e andare avanti. Cioè, io, quello che vorrei evitare. Allora, da dire facile, da fare è un po' più complicato, però per quelli che ci stanno raccontando sono delle cose importanti da tenere conto, è sapere qual è il nostro set point, cioè dove comincio a fare fatica, comincio ad avere una buona forma e cercare di arrivare a quel punto avendo ancora a disposizione del materiale plastico su cui lavorare, cioè dei carboidrati in questo caso. Se io ci arrivo perché sono obbligato ad agire in una certa maniera, certo posso arrivare in forma, certo posso vincere una gara, tutto quello che vuoi, ma non sarà mai altrettanto efficiente quanto se so un po' in modo più preciso e ci arrivo proprio certo, avendo utilizzato la testa e non avendo ancora sparato tutte le mie cartucce quando arrivo a quel punto. Un'altra cosa da considerare è cercare di arrivare a quel set point non troppo vicino alla gara. Cioè l'errore che fanno molti è continuamente cercare di dover migliorare la condizione fino praticamente alla settimana prima della gara. Questo, al di là che è pericoloso perché magari non sai se la raggiungi, è proprio perché al di là del perdere grasso c'è anche proprio il cambiamento di qualità, di maturità da parte del nostro fisico, la perdita delle ultime riserve di acqua sottocutanea. Per cui se riesco a stare 4, 5, anche 6 settimane con una percentuale di basso, di grasso molto basso e avere un buon lavoro in sala pesi, anche se magari il mio peso non scende più o varia di poco, la differenza visiva c'è sempre, cioè più rimango asciutto per abbastanza tempo e non bastano 2 settimane, ci vuole almeno 4-5 settimane di quel tipo di lavoro, avrò una qualità diversa. È chiaro, se io sono a 1500 calorie, sono io primo a dire no, non farlo per 6 settimane, arriva la gara, quella gara e a casa tutti. Però se io lo faccio in modo intelligente, arrivo ad avere una buona quota calorica ancora, raggiungere il mio una buona condizione, avere ancora almeno 4 settimane a disposizione, non solo ha un effetto chiaramente un po' rilassante sulla tua psicologia perché ti vedi bene, puoi lavorare bene, ma proprio cambia, cioè il muscolo si appiccica meglio alla pelle, dai un po' più tempo a quei dettagli di uscire. Puoi anche giocare con dei refeed poi, cercare più esplosività. Se sei già in condizione, anche quello, per cui quelle sono delle cose. Per cui una preparazione alla fine, quando prendi in considerazione tutte queste cose, secondo me sotto le 16 settimane farla puoi farla anche in 5 settimane, per l'amor di Dio, ho già fatto anche quello. Ma se mi devi chiedere per una gara importante, dove voglio essere il massimo della forma, un minimo di 16 settimane sono necessarie, 20 è perfetto. 20 settimane di tempo, hai 4 settimane per giochicchiare un pochettino, per perdere quei 2-3 kg di acqua che hai dall'off season perché mangiavi tanti carboidrati, staccare quello che è lo stress insulinico e poi realmente cominciare a avere un deficit un po' più aggressivo. Però cominci già, sei a 4 mesi, già con gli addominali, con le inserzioni muscolari visive, cioè non sei ancora una palla di d'acqua, che non dovresti mai essere, però diamoci il tempo. Certo, fantastico. E guarda Patrick, io ti ho chiesto un po' tutto, sono 1:40, quindi direi che ti lascio andare. E ti ringrazio davvero. Sono 1:40. Sì, hai visto? Vola il tempo quando
quando ci si diverte, insomma, io mi sono divertito, spero altrettanto. No, mi sono divertito anch'io, grazie. Fantastico. E guarda, di nuovo, ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. E io invito i ragazzi a fare tutte le domande che vogliono qua sotto, cercherò poi di rispondere come posso, poi se ce ne sono tantissime ti tocca fare un altro podcast, quindi verrò a bussare. Ah sì, dai, magari invitiamo qualcuno dei tuoi ospiti e spettegolezziamo un po'. Super volentieri. Allora, le prossime volte ti faccio sapere, quando vuoi fai un salto e ti unisci a noi e parliamo bene. Con piacere. Come vedi ne abbiamo tante. Davvero, di nuovo, ti ringrazio tantissimo. Ti auguro una buon pomeriggio e una buona serata. Grazie anche a te, Ludovico. Un abbraccio.